Valentina Lattanzi e oggi sono qui con il mio amore. Ciao. Perché oggi Franci voterà per la seconda volta i miei outfit più sexy, ma questa volta è in versione invernale, perché indosserò appunto dei vestitini a manica lunga, però comunque sono sexy, capisci? Sì, ma vediamo subito quali dobbiamo bannare proprio dall'armadio. Amo, ti giuro che questa volta... Secondo me i vestiti vanno bene. Diciamo che essendo quelli invernali sono decisamente più coperti. Eh sì, amo, perché sono comunque a manica lunga, cioè magari sono un po' cortini perché mi arrivano qua. Però comunque secondo me sono abbastanza... Vediamo. Coprenti. E tra i milioni di vestiti che ci sono nell'armadio, voglio vedere cosa mi tira fuori. Questa qui è la tua sedia da giudice, ti piace come la scorsa volta? La mia postazione. Esatto, okay. Abbiamo spostato come la scorsa volta il divano, infatti abbiamo fatto tipo il trasloco, abbiamo spostato tutto, okay. Ma adesso è arrivato il momento. Vado. Ora, ma sei andata a comprarli i vestiti o te li stai provando? Eccomi. Ah, però come sto? Guarda dietro. No, la sua magliettina. Sì, non l'ho mai messa, ce l'ho da mesi ma non l'ho mai messa. Ho deciso di dare comunque questo tocco, il fularino. Sì, più invernale, una bella sciarpetta. Guarda, anche questa non l'ho mai messa. Bello amore. Hai visto? Ma così non hai freddo? Ma comunque, cioè, non è che d'estate mi vesto così, capito? Questo diciamo che... Ma parlando d'inverno, non hai freddo? Certo che ho freddo. Ma, cioè, noi ragazze alla fine quando ci vestiamo carine, comunque quando una persona deve andare in qualche locale, non è che si mette proprio il jeans lunghi, maglione. Ho questa magliettina che ho preso da Bershka, l'ho presa su Zalando. Qua dietro è tutta intrecciata, poi ho questa gonna che ho da una vita. Amo, avrà tipo... Dove l'hai messa? No, forse l'avevo... Boh, ogni tanto, raramente, perché diciamo che questa è un po' più elegantina, non è tipo lo stile che si usa per andare a ballare. E anche questa l'ho presa da Bershka e ha tipo 6 anni, Chloe. Perché è sempre in mezzo? Deve testare anche Chloe, va. Via. Oh, sempre, raga, io non posso essere felice in casa perché anche se faccio così... Baby. Eccola. Chloe, no, che cazzo, vedete, non posso essere qua, felice. Vieni qua, ehi. Comunque, poi qua sotto ho questi stivaletti che ho preso poco fa. Sì, ma Francia, posso riguardare me di votare i miei outfit sexy? Adesso votiamo io. Aspetta, queste qui le ho prese su Zalando e sono bellissime. Guardate che carine. Come faccio a farle vedere? Un po' carino. Dai, me ne levo una. Ragazzi, scusate per... Guardate che dai, amo. Lo sentiranno anche da lì, lo sentiranno. Cioè, secondo me anche con la pioggia o addirittura se nevica, ma queste qui sono perfette perché comunque non c'è. Sì, vanno bene anche per andare a sciare queste qua, no? Dai, vabbè, scusa, perché io penso di sci... Amo, su Instagram ci sono le ragazze che si mettono sti tacchi con la neve. Solo loro riescono, però vabbè. Amo, quindi, che punto daresti al primo outfit a sabor sempre sorpresa? Sempre da 1 a 10? Sì. Allora, calcolando che mi piacciono sia così le scarpe, che la gonna, che la magliettina, che le calze. Un 8 e mezzo, mi piace. 8 e mezzo? Sì, amore, mi piace. Oh, ok, grazie. Bacio, Chloe. Ok, grazie. Cambiamo outfit. Aspettiamo. Ok, adesso faccio un po' più veloce perché prima ci ho messo tanto. Ciao. Un'ora e mezza per mettersi una maglietta, una gonna, una calza. No, niente. Guarda, anche ci metto pochissimo. Conta 20 secondi. Vai, Chloe, contiamo 20 secondi. Tu sei comoda, adesso però pesi. 1, 2, 3, 17, 18, 19, 20. Ah, sì, mo 30. Da 20 sono passati a 30. Poi da 30 un minuto. Ci sono. È pronta? Vai. Questo è vietato. Bello amore. Sto mi regalo. Vedi, no, questi non quali li preferisco decisamente a quegli stivali. Sì. Ah, no, hai notato che questi qui non sono gli ultimi stivali che ho preso. Vedi che questi qui cadono? Li vedevano. Sì, perché io ho comprato altri stivali così alti. Diciamo che hanno tanto così di plateau. Allora, questo vestitino è bellissimo. L'ho comprato su Shein. Ma ce l'hai di un altro colore uguale, vero amore? Ce l'ho estivo così.
ce l'ho sia Begiolino che Lilla, però tipo dietro con la schiena scoperta. Bellino, amo, questo non l'ho mai messo, soltanto solo per fare un video qui a casa, lo sai? Grazie, amo. Questo l'ho preso su Shane, borsa di Bershka come prima. Ste scarpe, vuoi qualche negozio di scarpe? Sì, qualche. Dimmi quante scarpe hai guardato. Ma loro lo sanno che ho fatto già il video della. 40 paia di scarpe. Mi hai riempito la casa di scatole, di sacchetti, non so proprio dove metterle. Alla fine sono andati un po', li abbiamo dati alle persone bisognose. Sì, perché tipo 20 paia le ho messe lì perché non ce l'hanno. Tanto non li utilizzavo, comunque ho pensato. Primo, scatole. Ho pensato che cosa li tengo a fare in casa. Cioè, alla fine se io non li uso, c'è gente che comunque ne ha più bisogno di me. E quindi li abbiamo dati via. Amo, dai il tuo voto. Amore, quando ho sparato il vestitino di prima, cioè, addirittura. Sì, qua un 9. 9? Scusate se sembro melosa, ma devo fare tipo la sfilata davanti al mio ragazzo. 9? Sì. Grazie. Bello. Bacio. Grazie. Cambiamo outfit. Ci sono. Ah, questo è molto elegante ed è lungo. Questo è quello nuovo. Questo è quello nuovo, raga. Cavolo. Amore, poi ci scappa al 10, mi sa. 10, raga, questo qui è di Guess. Me l'hanno regalato i miei genitori, costa tantissimo. Ma Chloe, c'è Chloe che mi morbicchia il cinturino dei tacchi. Guardate che bello, mio Dio. È super delicato, amo. Infatti questo sarebbe tipo da lavare a mano. Guardate che bello, è tutto così a rete. Ariete? È tutto così a rete. È tutto a rete. Che bello, che mamma mia, proprio fine. L'ha indossato senza reggiseno, purtroppo io non ho un gran seno. Oh, però risulta molto più elegante, perché immaginatemi comunque con un seno abbondante e una scollatura così ampia, sembra più volgare. Invece così secondo me è proprio elegante, né amore? Bello, mi piace. Chissà mamma, è vero mamma, dove l'avevi visto addosso? E no, perché non l'hai provato in realtà. No, sì, l'abbiamo provati da sola, il giorno prima poi l'abbiamo provato. Ma poi... Esatto, quindi mamma, ti piace? Commenta qua sotto, tanto scriverà prima come al solito. Perché raga, mia mamma scrive prima con voi. Ogni tanto leggo i commenti prima. Non hai freddo? Ho molto freddo, cioè. Ah, okay. Però, no vabbè, questo qui si può utilizzare anche in primavera. Però amo, cioè alla fine basta che mi metto un bel maglioncione, giubbotto. Maglioncione. Un bel maglioncione, cappotto. E sotto al cappotto nessuno vede. Maglioncione, vabbè, comunque. Vabbè, ma io lo chiamo così, fa niente. Comunque, cambiamo subito outfit. Il vestito della mamma? Ti piace, amore? Ti piace, ciccia? Ciao. Siamo pronte! Questa volta c'è anche lei! Ciao, amore. Ma così non vale, tu prendi tutti i vestitini, sai che a me piacciono. Oh, ma non l'ho mai messo anche questo. Sai perché? Perché qui è un po' strano, cioè mi cade, però è bellissimo. Ma questo è leggero come... Normale, diciamo. Andiamo. D'estate con questo su di tantissimo. Cioè comunque un tessuto che è un pochino... è tipo sintetico. Ma no, però non è proprio leggero. Dov'è che l'ho preso? Bershka. Indovina? Bershka. Strano, non prendo mai niente da Bershka. Bello, mi piace un sacco questo, sai? Però preferivo l'altro. L'altro è molto più elegante. Questo comunque adesso d'inverno lo puoi utilizzare perfettamente questo... per andare a ballare. Questo qua sono indeciso. Sto oscillando tra l'otto e mezzo e... Come no, amo l'otto e mezzo, mi rifiuto. Cioè, raga, come fai a darmi 8 e mezzo? Sì, amore, è semplice. No, ma è bello, ma guarda come non ho detto che... Ascolta, adesso ma... mi arrabbi. Io non ho detto che è brutto. È bello. Però, in confronto agli altri vestiti, se devo fare un voto giusto... Questo è come l'altro, come il primo? Assolutamente no, è il triplo più bello. Dell'altro mi ha dato 8 e mezzo. Ma perché era più sexy quello lì, era più... Con la gonna? Sì, gonna, non ci sta, perché nell'ambito era più sexy. Dici? Questo ci sta, è bello, sto dicendo, sono indeciso tra l'8 e l'8 e mezzo. Ah. Come? No! No, 8, 8 e mezzo, ma come stai, mi fai sentire brutta? Tu cosa mi dici? Tu hai detto l'8.
cosa dite voi? Commentate qua sotto, scrivete vestito bianco, beige, 9. Ciao, vado a cambiare outfit, questa volta non ti do il bacio. Perché questo vestito ne vale di più, hai capito? Perché non è giusto che comunque... 8,5, di più no. Eccoci, siamo ancora in due. Quinto e ultimo outfit. Allora, questo outfit lo avete visto nell'ultima foto che ho pubblicato su Instagram. Guardate che belli. Tra l'altro ho un sacco di polistirolo dentro lo stivaletto. Di polistirolo? Quella roba. Dove? È dentro lo stivaletto perché è presente che ci sono tipo le rovine per non farle rovinare. Solo che mi si è sgrenzolato tutto e quindi tutto in pallone. Yeah. Allora, amo, che dici anche con queste scarpe? Amore, bello. Qua anche qui sono okay. Ma come lo avevo in mezzo? Stavo molto meglio prima. No. Questi... No, no, no. Sono contenta che ti siano piaciuti. Raga, commentate anche voi qua sotto con l'outfit più sexy invernale che vi è piaciuto di quello più. Quello è il nostro preferito, facciamo così. Esatto. Fatemelo sapere che così poi gli faccio leggere i vostri commenti a Franci. Gli dico guarda cosa le piace. A parer mio ho dato degli ottimi voti. Giustissimi. Secondo me quello di prima ne valeva almeno 9. No. Raga, mi raccomando, sì. Cliccate like, seguitemi su tutti i social, anche a Franci su Instagram. Mi raccomando. Ciao raga. Ciao.